Festival di Woodstock, 18 agosto 1969. Jimi Hendrix ha appena regalato alla storia la più grande performance chitarristica che si sia mai vista, sconvolgendo gli animi dei presenti con una cruda ma spettacolare versione del The Star Spangled Banner, l'inno nazionale USA. Sceso dal palco, un giornalista gli si avvicina. Ehi Jimmy, cosa si prova ad essere il miglior chitarrista del mondo? Gli domanda. Jimmy lo guarda, sorride e con umiltà gli risponde: Non saprei, dovresti chiedere a Rory Gallagher. William Rory Gallagher nasce il 2 marzo 1948 a Belly Shannon, contea di Donegal, Irlanda. Primogenito di Daniel e Monica Gallagher. Dopo la nascita del fratello Donald, la famiglia si trasferisce a Derry, base europea della Marina americana. L'esercito aveva montato al porto una grossa antenna, dalla quale veniva trasmessa per lo più musica jazz. La blues invasion non era ancora iniziata. Rory ascoltava tutto quello che trasmettevano. Quella musica era così diversa dai canoni della tradizione irlandese. Ne divenne subito ossessionato, ricorda il fratello Donald, suo futuro manager. Fu quando la famiglia si trasferisce a Cork che Rory, all'età di 9 anni, riceve in regalo la sua prima chitarra acustica. Ricordo la prima volta in cui provò ad accordarla, continua il fratello. Eravamo nel bar di nostra nonna, nessuno sapeva come fare. Le chitarre non facevano ancora parte della musica tradizionale irlandese. Un cliente si offrì di aiutarlo, ma ruppe una corda. Fu una catastrofe. Per fortuna un amico di famiglia che suonava il violino gli insegnò come fare. Da quel giorno Rory non ebbe più bisogno di nessuno. Fu con l'arrivo del rock and roll che le cose cambiarono veramente. Come una leggera brezza, sulla scia di Elvis, Chuck Berry e Jerry Lee Lewis, il blues irruppe nelle coste d'Irlanda. Immaginate due mondi alle antipodi, eppure così vicini. Quello del blues afroamericano e quello della musica irlandese, entrambi figli di storie di ingiustizia e oppressione. Questo nuovo vento di cambiamento, unito a un contesto sociale favorevole, trovarono in quel ragazzino affamato di musica terreno fertile per germogliare. E fu nella chitarra di Muddy Waters che Rory trova la sua maggiore fonte di ispirazione. I due avranno modo di suonare insieme quando nel 1972 Muddy Waters inciderà per la Chess Records dell'Anton Muddy Waters Session, vincendo tra l'altro un Grammy, in cui Rory appunto suonò la chitarra in 3 canzoni. Ma torniamo a noi. Nei primi anni 60, le uniche opportunità lavorative per un giovane musicista erano quelle di entrare a far parte di una delle tante show band che costellavano il panorama musicale irlandese. Nel 1963, Rory entra a far parte della Fontana Showband. All'età di soli 15 anni, si trovò quindi a suonare a livelli semiprofessionistici, andando in tour per l'Irlanda e il Regno Unito. Il suo estro non era però fatto per il solo suonare hip hop nelle varie sale da ballo del paese. E questo fu chiaro anche per le sue dita, che presto pretesero un manico migliore. Un giorno, camminando per il centro di Cork, vide nella vetrina del Crowley Music Shop una bellissima Stratocaster Sunburst del 1961. E se ne innamorò follemente. Rory tornò di corsa a casa, prese suo fratello sotto braccio. Vieni, ti porto a vedere la chitarra di Buddy Holly, gli disse. I due fratelli entrarono nel negozio. Mia mamma è d'accordo, fu la risposta di Rory quando il proprietario gli chiese il consenso della madre, dato che il contratto per l'acquisto della sua chitarra attuale era stato firmato da lei. Più tardi passerà a firmare. La Strat fu pagata un centinaio di sterline, una cifra esorbitante per l'epoca, più la sua vecchia chitarra in permuta, una Rosette Solid 7, e la speranza che sua madre sarebbe stata veramente d'accordo dell'acquisto. Mamma, ho bisogno di una chitarra migliore, così potrò avere più spazio nella band e guadagnare di più. Questa fu pressappoco la motivazione di Rory. Conoscendo il talento del figlio, Monica Gallagher non se lo fece ripetere 2 volte. Concesse a Rory di tenere la chitarra e firmò i documenti. Permettimi un piccolo salto nel futuro.
Nel 1967 la Stratocaster fu rubata e abbandonata in un fossato a seguito delle denunce di furto, dove rimase per diversi giorni sotto la pioggia prima di essere ritrovata. Questo, assieme al grande uso che ne fece Rory, contribuì a usurare quasi tutta la vernice dal corpo dello strumento e a renderla la chitarra iconica che adesso conosciamo. Riguardo al periodo di gavetta nella Fontana Showband c'è poco altro da aggiungere. Il talento di Rory si fece sempre più ingombrante fino a divenire l'attrazione principale dei concerti. La band cambiò nome in The Impact e rivoluzionò il repertorio adattandolo al polso del loro pupillo, ma presto le loro strade si separarono. Seguendo la scia di altri prima di lui, Rory si trasferì ad Amburgo insieme ad altri due membri della band. Fu solo una piccola parentesi di circa un anno, in cui ebbe modo di rifinire il suo stile suonando nei vari club e Reeperbahn, il famoso quartiere a luci rosse della città. Nel 1966 Rory tornò a Cork, certo del fatto che il suo bagaglio di esperienze non sarebbe andato sprecato. Tornato a casa, questa nuova consapevolezza prese nome e forma nel power trio dei Taste. La prima formazione era composta da Rory alla voce e chitarra, Norman Damery alla batteria e Eric Kitteringham al basso. Lo stile, quello blues rock di Cream e Jimi Hendrix Experience. Nell'estate del 1967, il trio irruppe nella scena blues di Belfast, patria di un'altra grande band, i Them di Van Morrison. Il palco da conquistare, quello del Rado, il club più famoso ed esigente della capitale. La sala è gremita di studenti, marinai, operai e fan da ogni parte dell'Irlanda del Nord. Alcuni sono solo curiosi di confermare le voci che girano intorno a quel grande chitarrista che viene dal sud. Rory sale sul palco, fa vibrare le corde con il riff iniziale di Blister on the Moon ed inizia a cantare. Everyone is saying what to do and what to think, and when to ask permission when you feel you want to blink. Adesso, dopo anni trascorsi a suonare nelle show band e ad obbedire al come si fa e come ci si comporta, Rory è finalmente libero di esprimere se stesso, di dimostrare al mondo il suo modo di essere, e Belfast lo ama proprio per questo. Più tardi quella stessa sera Rory uscì in strada per prendere una boccata di aria fresca e cercare un po' di tranquillità. Un gruppo di giovani gli si avvicinò. «Amico, hai una sigaretta?» gli chiesero. «Mi spiace, non fumo», rispose Gallagher. All'improvviso fu assalito. Non fu la mancanza di tabacco, ma il suo accento a tradirlo. È del sud e dalla parte sbagliata della città. Rory riuscì a salvarsi per un pelo dall'aggressione, fuggendo all'interno del locale. Alla vista dei lineamenti martoriati del chitarrista, i clienti del Rado si riversarono in strada, mettendo in fuga gli aggressori. Al club Rado vige una singola e ferrea regola. Ogni forma di odio politico, razziale o religioso devono essere lasciati fuori. Qui si entra solo per godere della buona musica. Per tutta la sua vita, Rory ha sempre incarnato tali principi di fratellanza. Nel 1968, i Taste si stabilirono a Londra con una nuova line-up. A causa di motivi legali poco chiari, Damery e Kitteringham furono cacciati dalla band. Al loro posto Richard Charlie McCracken al basso e John Wilson alla batteria. Con una nuova sezione ritmica e Rory Gallagher sempre più ispirato, la fama dei Taste crebbe fino a farli divenire ospiti fissi al Marquee Club di Londra. Apprezzati e elogiati ormai da critica e colleghi del calibro di Eric Clapton e John Lennon, il 25 e 26 novembre 1968 i Taste supportarono i Cream nel loro farewell concert alla Royal Albert Hall e poco dopo i Blind Faith attraverso un lungo tour tra USA e Canada. Quattro furono gli album che Rory e compagni ci regalarono, tutti pubblicati dalla Polydor. L'omonimo album di debutto del 1969, On the Boards l'anno seguente e due registrazioni dal vivo, Live Taste e la registrazione del concerto dell'Isola di Wight. Proprio su quest'ultimo voglio soffermarmi un attimo. Così come Woodstock negli Stati Uniti, il Festival di Wight radunò in terra britannica i più grandi musicisti internazionali dell'epoca.
C'erano tutti, da Bob Dylan a Jethro Tull, da Jimi Hendrix a Leonard Cohen. I Taste suonarono venerdì 28 agosto 1970. Da accordi presi tra Donald Gallagher, manager della band, e Murray Lerner, già regista del documentario Festival, candidato all'Oscar nel 67, la band sarebbe stata filmata per soli due brani, per lasciare poi spazio a Jimi Hendrix, The Who e Leonard Cohen, che avrebbero suonato dopo di loro. Murray Lerner non aveva la minima idea di chi fossero i Taste, ma quando vide la spontaneità della band e la loro interazione con il pubblico, disse ai suoi ragazzi di continuare a filmare. Ripresero più di un'ora della performance, il che è stato davvero incredibile, ricorda Donald. L'ultimo concerto dei Taste avvenne sul palco della Queen's University di Belfast, la notte della vigilia di Capodanno del 1970. Anche in questo caso, seppur celate, le cause dello scioglimento furono ben chiare dalle ultime parole di Rory. Il tutto mi fa essere molto diffidente della gente che gira intorno alla musica per affari. Non mi frega niente di soldi. È la gente stessa che ti fa andare in basso che mi infastidisce di più. Tale fu il trauma dello scioglimento della band che Rory rifiutò per il resto della sua vita di includere il materiale pubblicato con i Taste nei suoi successivi live. Quello che accadrà nella decade successiva verrà ricordato come il periodo più rappresentativo della carriera di Rory Gallagher. Al di là della sua musica, dei suoi album e delle sue canzoni, ciò su cui intendo focalizzarmi è l'uomo che Rory fu e il cammino che intraprese in questi anni. Abbandonato ogni vincolo che potesse ledere la sua maturazione, Rory decise di contornarsi solo di persone fidate ed amici. Primi fra tutti, suo fratello Donald come manager indiscusso e Jerry McEvoy al basso, che sarà al suo fianco per i prossimi 20 anni. I concerti si susseguirono ovunque, Europa, Stati Uniti, Giappone, ma furono quelli in patria ad aver lasciato il segno, oltre che nella storia della musica, anche in quelle della Verde Isola. Stiamo parlando di un'epoca macchiata dal sangue dei Troubles, gli scontri avvenuti tra irlandesi cattolici repubblicani e i protestanti unionisti. Una guerra fratricida della quale tutt'oggi fanno da testimone le Peace Lines, le mura di separazione che suddividono Belfast e di cui ne pagarono il caro prezzo i membri della Miami Showband, massacrati il 31 luglio 1975 in un attentato terroristico. Rory fu in grado di unire sotto la stessa bandiera, quella della musica, cattolici, protestanti, repubblicani e lealisti, una cosa che nessun politico era stato in grado di fare. L'essenza più significativa di quella serie di concerti prese forma nella pubblicazione dell'Irish Tour 74, sicuramente il suo album più significativo, una raccolta delle migliori tracce live degli show di Cork, Dublino e Belfast. Laddove la maggior parte degli artisti evitavano la capitale dell'Irlanda del Nord per terrore degli attentati, per Rory non c'era paura. Sin dai tempi del rado, Belfast era per lui una seconda casa. Era suo dovere donare speranza e ispirazione a chi come lui credeva nella sola musica come ragione di vita. Il disco proporrà il meglio dei primi 4 album della sua carriera solista, Rory Gallagher, Doos, Blueprint e Tattoo, e la sua uscita fu accompagnata dal documentario firmato Tony Palmer, già collaboratore di Beatles, Cream, Jimi Hendrix e Frank Zappa. In questi anni la fama di Rory Gallagher divenne tale che a circa un anno di distanza da quell'Irish Tour, una notte di dicembre del 74, ricevette una chiamata in attesa. Lui e suo fratello erano andati a passare le vacanze di Natale a Cork insieme alla madre. Il telefono di casa squillò. Fu Donald a rispondere. L'uomo dall'altro capo dell'apparecchio si presentò così. Salve, sono Ian Stewart, vorrei parlare con Rory Gallagher. Ora, per chi non lo sapesse, Ian Stewart è stato uno dei membri fondatori dei Rolling Stones. A causa del suo aspetto da bravo ragazzo, fu allontanato dalla band dall'allora manager Andrew Lou Holdham, ma continuò a lavorare per Jagger e compagni come road manager e tastierista. Dopo l'abbandono di Mick Taylor, gli Stones avevano bisogno di un nuovo chitarrista e la scelta ricadde proprio su lui. Rory e Jagger si incontrarono a Rotterdam per l'audizione nel gennaio del 75. L'incontro verrà così riassunto dalle parole di Rory. Ho suonato un po' con loro e credo che piacessi a Mick Jagger e mi volesse, ma Keith Richards stava piuttosto male a quel tempo e non ero certo che rimanessero insieme.
C'erano molte incertezze, poi avevo prenotato concerti in Giappone. Così rifiutai e fu l'ultima volta che li sentii. Così doveva andare, credo. Questo era Rory, un ragazzo profondamente umile e amante della musica, che pur di non deludere i suoi fan, disse di no alla band più famosa dell'epoca. Una piccola chicca per i più curiosi. Nell'album di Jerry Lee Lewis del 1973, The Session Recorded in London with Greatest Artists, il Killer registrò una cover di Satisfaction degli Stones, proprio insieme a Rory Gallagher. Mi fermo qui, all'apice della sua carriera. Preferisco che siano i suoi album e le sue canzoni a parlare al posto mio d'ora in poi. Rory Gallagher, per i 20 anni successivi, continuò a registrare dischi e fare concerti con costanza e coerenza, senza mai tradire il suo stile né i suoi fans. Ho voluto solo pensare alla mia musica e mi sono tenuto alla larga del big business. Così ho perso il treno, ma non mi dispiace. In fondo faccio le cose che voglio e sono contento. Il 14 giugno 1995, una folla di 20.000 persone sfila per le strade di Cork. Ci sono tutti, dagli amici più cari e i fan che lo hanno seguito in ogni dove. C'è silenzio. La BBC interrompe le trasmissioni televisive per dare la notizia. Rory Gallagher se n'è andato all'età di 47 anni. Non ci sono certezze riguardo il complimento che gli fece Jimi Hendrix. Come ogni leggenda che si rispetti, anche la carriera di Rory Gallagher è sospesa tra mito e verità, e perché no, sacro e profano. Quel che è certo, però, è che la sua eredità è stata ed è tutt'oggi talmente intensa da aver influenzato alcuni dei più grandi chitarristi del rock e non solo, da Brian May a Slash, da The Edge a Joe Bonamassa. Ci sono uomini che riescono a trascendere la propria arte, a lasciare un'impronta così evidente da essere in grado, se non a cambiarli, quantomeno ad addolcire il corso degli eventi. Rory Gallagher fu uno di questi, un musicista in grado di divenire un eroe nazionale per intere generazioni. Se ti capita di andare in Irlanda, passa da Belly Shannon. Nel centro di una piazza troverai la statua in bronzo di un ragazzo con i capelli lunghi, con in braccio una Stratocaster. Ai suoi piedi una iscrizione: Follow me. Non esitare, accetta la sua offerta, chiudi gli occhi e seguilo. Ciao Rockfella, grazie per aver visto il video. Questa è la storia di Rory Gallagher. Se l'episodio ti è piaciuto, metti like e condividilo con i tuoi amici. Lascia un commento per trasmetterci la tua idea e per aiutarci a trovare ispirazione per storie sempre nuove. Seguici per diventare parte di questa realtà. Questo è Fucking Rock and Roll.